One Podcast. Mi è capitato spesso di sentire in questi giorni, soprattutto su Radio Capital la mattina durante il programma che conduco assieme a Mary Cacciola, molte persone dire: vabbè, ma quello che succede negli Stati Uniti non ci riguarda poi così tanto. Gli americani sceglieranno a chi dare fiducia, ma noi in fondo non cambia molto. Tuttavia non è affatto così da nessun punto di vista, economico, politico, sociale. Gli Stati Uniti sono il principale alleato dell'Europa e dell'Italia e il destino del nostro paese, così come quello di molti altri, è strettamente legato a quello degli americani. Questo è particolarmente vero in questo periodo con due guerre in corso, quella in Ucraina e quella in Medio Oriente, e una possibile terza guerra in Asia, dove i rapporti tra le due Coree si sono deteriorati e la Cina minaccia di invadere Taiwan, un paese che, insieme alla Corea del Sud, è alleato appunto dell'Occidente. È infatti soprattutto la politica estera americana a dover interessare l'Italia e tutta quanta l'Europa. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? La politica estera è tornata a essere centrale nella comunicazione dei politici di tutto il mondo. Quello che un tempo ci sembrava distante o irrilevante oggi ha assunto un'importanza cruciale. Ce ne siamo resi conto nel 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina, che ha portato a un'impennata improvvisa dei prezzi del gas e quindi a un'inflazione che ha colpito ogni singolo cittadino. I beni alimentari e quelli energetici hanno iniziato a costare di più, senza contare l'aumento dei tassi di interesse sui prestiti e sui mutui. Gli europei hanno quindi imparato a proprie spese che la politica estera di un paese può avere ripercussioni dirette sulla vita di tutti noi. Un esempio recente riguarda le posizioni prese da figure politiche americane come Donald Trump e Kamala Harris, che in questi mesi hanno assunto posizioni relativamente diverse su questioni come la guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Dico relativamente perché gli Stati Uniti hanno sempre di fatto mantenuto una posizione chiara, sintetizzabile nel loro desiderio di mantenere la supremazia tra le superpotenze mondiali, prime fra tutte la Cina e la Russia. La differenza però risiede nelle sfumature delle strategie a lungo termine, no? La ricetta un po' cambia, anche se l'obiettivo dei democratici e repubblicani è rimasto in larga parte immutato. Tuttavia basta poco perché le decisioni prese da una superpotenza come gli Stati Uniti si ripercuotano in Europa. Per rendere l'idea, il Texas da solo è la nona economia mondiale per prodotto interno lordo, superando interi stati sovrani. Questo dimostra quanto sia grande l'impatto della politica estera americana su scala globale. Per l'Italia e per l'Europa, dunque, è fondamentale prestare attenzione alla politica estera degli Stati Uniti. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Gianluca Pastori, professore associato di Storia delle Relazioni Politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Questa è la risposta che mi ha mandato. Beh, la politica estera è importante, dobbiamo occuparci della politica estera perché viviamo in un mondo interdipendente, in cui quello che succede in un qualunque punto del globo ha effetti in altri punti, spesso difficilmente prevedibili, spesso molto lontani, spesso apparentemente non connessi. Pensiamo al modo in cui la guerra a Gaza sta influenzando la situazione, la sicurezza nel Mar Rosso, e come la sicurezza nel Mar Rosso influenzi i traffici commerciali fra l'Asia e l'Europa, traducendosi in aumenti di tempi di percorrenza, in aumenti di costi e avendo in ultima analisi degli effetti sulla nostra vita quotidiana. Dobbiamo interessarci della politica estera statunitense perché, ci piaccia o non ci piaccia, gli Stati Uniti sono uno dei principali attori internazionali. Non voglio dire che siano più il grande, il vero, il solo egemone del sistema internazionale. Saranno forse un paese la cui posizione internazionale si sta indebolendo, ma rimangono sempre e comunque un attore importante. In queste elezioni abbiamo di fronte due candidati che sono portatori di visioni profondamente diverse del ruolo degli Stati Uniti nel mondo. E questo, chiaramente, il risultato di questo voto, chiaramente
condizionerà il modo in cui gli Stati Uniti si porranno sulla scena internazionale per i prossimi 4 anni. Condizionerà il rapporto che gli Stati Uniti avranno con i loro alleati, e l'Europa tradizionalmente è un alleato importante degli Stati Uniti. Condizionerà il modo in cui gli Stati Uniti si relazioneranno con il Medio Oriente, e il Medio Oriente è un teatro nel quale l'Europa, e l'Italia in particolare, ha degli interessi importanti, rispetto al quale l'Italia e l'Europa hanno degli interessi importanti. Potremmo moltiplicare gli esempi, ma in realtà la questione di fondo resta sempre quella. Nessun paese è un paese totalmente isolato, nessun paese può contare, può illudersi di poter fare da sé in un sistema interdipendente. Nessun paese può permettersi il lusso di essere veramente un paese isolazionista. Quando anche gli Stati Uniti, ad esempio fra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento, hanno provato in parte ad essere isolazionisti, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale è stato per loro un risveglio abbastanza brusco. Grazie al professor Gianluca Pastori. Insomma, mi sembra del tutto evidente che la politica estera di un paese come gli Stati Uniti si ripercuote poi sulla vita di tutti quanti noi. È bene che ce ne siamo resi conto, perché è un fatto recente, no? È da 2 o 3 anni che finalmente è aumentato l'interesse dei cittadini per le questioni, appunto, di politica estera e di geopolitica, appunto, capire come gli stati si muovono, soprattutto come si muovono le superpotenze, è fondamentale. Tale per poter interpretare poi le scelte che i politici nazionali fanno, no? E capire qual è la posizione di un premier quando si parla di politica estera è quindi fondamentale anche per decidere se rivotare eventualmente quel politico alle prossime elezioni. Ovviamente questa cosa, appunto, vale molto, ma molto di più quando si parla di Stati Uniti. È inutile fingere che non sia così, è la vera grande superpotenza della Terra. E dunque le posizioni, le decisioni che prende un paese come gli Stati Uniti hanno delle conseguenze che tutti quanti possiamo toccare ogni giorno su tutti quanti noi. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.